Buongiorno Siena, buongiorno a Sofia, a Tommaso e a Susanna Guarino, capo servizio del Corriere di Siena, che qui come ogni giovedì, ultimo giovedì. No, non la fa questa faccia, non sembra, finalmente. Caspita, ti sei trovata male. È solo un problema di orario. Spostando l'orario, la mia faccia avrebbe tutto. Buongiorno Siena, la farò all'1:30, vai. No, a parte gli scherzi, non credo tutti svegli alle 12, insomma. E adesso andiamo a vedere la prima cosa importante della nostre vite in questo momento, che sono le condizioni meteorologiche, il tempo. No, ma veramente io non lo so, ma secondo me incide veramente molto nella nostra irritazione, nel intanto questo, il sole ha un effetto benefico su tante cose, ci sono le endorfine, dicono. Quindi è una realtà, non è una ipotesi. E poi ormai siamo troppo fuori da una stagione che è quella naturale. Rubato il mese di maggio completamente, una vergogna. Noi amanti del mare. Però. Eh sì, a noi amanti del mare, è vero. Andiamo a vedere, perché pare, vediamo il lama, ma pare ci sia un weekend diverso da quelli che abbiamo vissuto. Andiamo a vedere. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del consorzio LAMA. Questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani, dove possiamo vedere come l'area depressionaria che ci ha interessato negli ultimi giorni tenda a muoversi verso sud, mentre un campo di alta pressione dall'Europa occidentale e settentrionale tenda gradualmente a interessare le regioni settentrionali italiane. Questo determinerà un miglioramento più avvertibile nei prossimi giorni. Passiamo subito a vedere quindi la previsione per la giornata di domani, all'insegna di un cielo inizialmente poco nuvoloso con un graduale e moderato aumento della nuvolosità nelle ore più calde. Non si esclude nel pomeriggio qualche occasionale rovescio sulla Miata e sulle colline metallifere, occasionalmente anche sull'Appennino più orientale. Altrove comunque prevarranno le schiarite. I venti saranno in prevalenza settentrionali, generalmente deboli o al più moderati, in particolare sull'arcipelago. Per quanto riguarda la tendenza poi per la giornata successiva, quindi di venerdì, si consolida l'alta pressione, questo determina un ulteriore miglioramento, quindi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente nel pomeriggio. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve ulteriore calo nei valori minimi, questo a causa del cielo sereno, mentre i valori massimi subiranno un ulteriore aumento. Con questo dall'AMA è tutto. L'aria che tira è sempre questa qui, questa giornata uggiosa, però insomma vediamo se c'è speranza. Intanto Susanna, noi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali dopo le elezioni, poi basta, finalmente non parliamo più di politica. No, purtroppo l'impressione Ho una idea mia che non si andrà alle elezioni, però vabbè, magari che non si vada, perché non si può tornare ogni poverino a votare, siamo un paese ridicolo. Mattarella si aggrappa a Conte, quindi Mattarella, come dire, è d'accordo con Susanna Guarino, sì. Mattarella, insomma. Siete te, Mattarella e Conte. Allora, andiamo a vedere il Corriere della Sera, Conti, attenzione Conti, i timori del Quirinale, cioè non è un refuso, è Conti nel senso dei soldi, dei bilanci, della manovra che dovrà essere varata, dell'Europa che vuole fare la multa, insomma è tutta questa roba qui. E non Conte. Poi vediamo sempre qui Corriere della Sera, scendiamo su Repubblica, il Quirinale dall'allarme, Salvini attacca Lerner, Saviano e Fazio, ecco loro in Rai non c'è cambiamento. Insomma ci sono da tanto tempo questi signori in Rai, comunque ora, perché poi si creano dei miti mediatici che se non ci sono loro non si fa niente, a volte insomma si potrebbe anche cambiare, insomma ecco. Nomine e corruzione, altri tre indagati, c'è la vicenda dei magistrati, il Tempo dice il processo a Di Maio è subito farsa e via andare, c'è questo processo interno ai 5 Stelle. Io direi di lasciar perdere e di sottolineare invece, ho fatto lo scherzetto, la regia giustamente dice, ha detto lasciar perdere, leviamo i giornali, no, rimettiamo i giornali, perché volevo sottolineare il trionfo di Maurizio Sarri, che ha battuto con il suo Chelsea
l'Arsenal 4-1 ieri, una partita magistrale condotta tatticamente in modo perfetto, ha vinto l'Europa League, appena, perché Sadic è antipatico, c'ha la tuta, poi oggi invece l'hanno, c'aveva la giacca ieri e l'hanno fatto la foto, dice si è messo così per andare dalla bella signora, no? Dalla Juve, eccetera. In Italia si fa così, si discutono se uno è antipatico o simpatico, poi uno mette il piedino fuori dal campionato italiano che ha tante pecche, va in Inghilterra e vince subito l'Europa League. E poi, insomma, voglio dire, ha fatto il suo. Nessuno è profeta in patria, si dice. Nessuno è profeta in patria, caro Maurizio, se mi ascolti non ci tornare in Italia, resta in Inghilterra, a Londra, città meravigliosa, pausa. Giusto? Pausa. E poi veniamo alle notizie di casa nostra. È Radio Siena. Eccoci qua, Susanna Guarino, il Corriere di Siena apre: la Cassazione assolve gli ex vertici del Monte dei Paschi, Mussari e Vigni e Baldassarri. Però chiedono un appello bis per un proscioglimento più ampio perché il fatto non sussiste. Certo. E questo è l'avvocato Fabio Pisillo, come dire, ha pienamente ragione, possiamo dire in modo molto chiaro. Cioè, gli ex vertici del Monte dei Paschi in questo processo erano accusati di aver nascosto tutto alla Banca d'Italia in relazione ai derivati, il famoso sì. Mandate Agreement, che poi Viola, con un colpo di teatro, disse: l'ho ritrovato, era nella cassaforte, che è grande come una casa, che è nella sostanza, che lui non aveva mai aperto e che aprì improvvisamente un giorno. Oh, l'ho trovato. Da questo l'ho trovato, in realtà è nato il processo, perché se uno trova qualcosa vuol dire che prima era stata occultata, invece non era stato occultato niente, perché la difesa di Mussari e Vigni qui ha avuto partita facile. C'era un documento che si chiama Deed Agreement, che è oltretutto molto più esplicativo del Mandate Agreement, che era stato consegnato agli ispettori di Banca d'Italia in una delle tante ispezioni a cui è stato sottoposto il Monte dei Paschi. Cioè, il processo è stato fatto ugualmente, si arriva in Cassazione, cioè io veramente... Questa è la vicenda, non lo so, Susanna, no, l'ho riassunta bene. No, la vicenda è questa e rischia di fare un'altra cosa, rischia di togliere interesse ad una vicenda reale di processi che stanno andando avanti. Che sono quelli di Milano. Cioè togliere il fatto di poterci credere che sia successo veramente qualche cosa, capire cosa è successo per la gente. Non c'è una grande differenza fra tutti questi processi. Accetto, è come se fosse un grande processo unico. Vedere le assoluzioni, si dice, sta andando tutto verso le assoluzioni. Questa è una cosa minore. Ora, io non avrei fatto ricorso per un ulteriore... Vabbè, però robe loro, cose, ecco. Però ha ragione, perché però... dice... Hai visto? Hanno cominciato a assolverli, non succede niente, non c'entra niente. Esatto, ci sono dei processi che stanno dentro determinati ambiti, a mio modesto parere questo, esistendo un documento che chiariva la questione dei derivati, il contratto con Nomura, e che era stato dato a Banca d'Italia, che significa, questo era processo per lo stavo alla vigilanza, se gliel'hanno dato che hanno stavo là. Sì, poi ecco, per la vigilanza aprirei un capitolo a parte molto ampio, perché vigilare non significa che io mi devo in tutti i modi far vigilare, tu devi trovare il modo per vigilarmi. Cioè, io ti... sì. Vabbè, questo è un argomento interessante. Andiamo, di Monte dei Paschi parla Pierluigi Piccini ieri in un'intervista con il direttore Matteo Borsi, che è andata nel TG di Siena TV. Vediamo il servizio numero 8. Emilio Barucci fa un libro apparentemente semplice, ma che dove mette il punto definitivo sulla storia del Monte dei Paschi, ricostruisce quegli anni facendo riferimento ovviamente ai flash, all'indebitamento del Monte, e soprattutto fa presente i sistemi di controllo che la Banca d'Italia ha effettuato sulla Banca Senese.
è la Banca d'Italia che nel novembre del 2011 impone il cambio dei vertici della banca. Non c'è nessun movimento politico autonomo e soprattutto territoriale di Siena che cambia. È la Banca d'Italia che si rende conto che la situazione è veramente difficile, ci sono i punti catastrofici addirittura della gestione, e impone il cambio. Il libro è su chi aiuterà la finanza nei prossimi anni, perché siamo in un passaggio molto delicato anche della finanza, e prende ad esempio alcune banche italiane, alcune crisi banche italiane, compresa quella di Arezzo, Banca dell'Etruria, e fa un quadro molto preciso sulla situazione senese, parlando della tecnicalità e di come sono mancati i controlli interni. Ma qui c'è da dire una cosa, non è che il top management è autonomo nelle decisioni. Se qualcuno ha la memoria di chi sono stati i top manager del Monte dei Paschi, si rende conto che l'autonomia non ci poteva essere, perché dipende dalla selezione, dipende da come vengono scelti, dipende da come vengono retribuiti, e tutto questo è in mano agli organi amministrativi e politici. Eccoci qua, allora arriva un altro libro, l'avete sentito, in cui di Piccini, in cui si parlerà di Monte dei Paschi e poi più in generale del sistema del credito. Rimaniamo in questo ambito perché il Corriere di Siena scrive: Vincenzo, in ambito diciamo nomine, deputazione, qui parliamo MPS, esatto. Questa è fondazione, sì. Lascia la deputazione della Fondazione Monte dei Paschi. Vincenzo del Regno ha giurato, sarà giudice della Corte dei Conti, quindi come dire. Ma questa mattina ora alle 9 lui non era tenuto, però presenta le dimissioni al sindaco, e quindi lascia la deputazione della fondazione. Era il nome espresso dal comune, per questo le rilascia il comune, perché era stato nominato ovviamente da Bruno Valentini, no? dal sindaco, esatto. Di Pia, era uomo molto vicino a Valentini, Vincenzo del Regno, era stato anche segretario generale e poi aveva mantenuto una relazione di anche in virtù delle sue competenze, no? Sì, però le dimissioni le ha volute dare al per prima cosa al comune che lo aveva nominato, anche se con precedente amministrazione. E il Corriere di Siena scrive: al suo posto Daniele Tacconi. È una delle ipotesi, sappiamo che il sindaco ama dare incarichi di rilievo a persone di sua estrema fiducia, e è questo che ha fatto fino adesso in tutte quante gli incarichi. Non importa che siano persone politicamente dalla sua parte o che siano state politicamente sempre da una parte. Daniele Tacconi il suo capo di gabinetto, ce l'ha dalla sua parte. Non ti parlo di Daniele Tacconi, ma di altre anche recentissime nomine. Però vuole persone che siano di sua estrema fiducia. Questo è normale. Normale, non è che sia una grande novità, credo. La grande novità è che fino a poco tempo fa le nomine venivano fatte partitiche, cioè sei del partito, non mi importa se te sei di fiducia, sei intelligente, sei preparato, hai qualche cosa su questa cosa che vai a fare, qualche minima nozione, però il partito dice e si fa. Lui proprio fa l'opposto. Te so che ci conti, non ci capisci niente, casomai. Però... No, così non lo dirà, dai, cercherà anche la competenza. Sì. Però si può sempre imparare, ecco, questa è una cosa che dice. Sì. Allora, codice rosa al via al secondo master, articolo di Arianna Falchi, qui c'è Vittoria Doretti di mezzo. E qui è una cosa che tengo molto, perché il codice rosa io l'ho seguito dalla nascita, perché nel periodo in cui è nato il codice rosa, grazie a Vittoria Doretti, che è una nostra collega, anche perché ha lavorato tanto tempo in radio, e il codice rosa è nato a Grosseto. In quel periodo io ero a Grosseto, abbiamo seguito io e Vittoria Doretti l'inizio di questo codice, che adesso è stato allargato a tutta l'Italia. Per questo motivo Vittoria Doretti, per il suo impegno, per quello che ha fatto e per aver portato il nome di Siena, lei è senese, dell'Istrice, suo fratello è molto conosciuto per
cose sportive che fa riguardo ai bambini, ha fatto questa associazione che cresce bambini nello sport. E il codice rosa è una cosa importantissima, perché tante donne vanno all'ospedale e sono cadute dalle scale, troppe donne sono cadute dalle scale, troppe, scale scivolose. Vanno al pronto soccorso, servono persone preparate che riescono a capire come approcciarsi a queste donne, come prenderne la fiducia, cosa vedere e poi come proseguire un percorso che non è soltanto ospedaliero, ma è anche con le forze dell'ordine, psicologi, seguimento in tutto, anche nel fornire casomai un'abitazione alternativa a queste donne. Quando Susanna Guarino parla di Vittoria Toretti non si ferma mai, bisogna stare attenti perché è un fiume in pieno. Sono e quando la presentasti al maggio faceste una cosa egregia, fra l'altro multimediale, insomma veramente bello. Devo dire che siamo amiche da sempre, abbiamo seguito, l'uno segue l'altra in quello che facciamo e sono molto... convinta del codice rosa, lo sono sempre stata, sono convinta sulle donne, cioè io ho visto tanti casi e toccato con mano quello che vuol dire essere donna stalkerizzata, donna malmenata, donna repressa per tante questioni anche all'interno delle famiglie, cose che uno non vedrebbe mai, persone che uno non considererebbe mai degli aguzzini. Io l'ho visto, l'ho toccato con mano e per questo credo che il lavoro del Codice Rosa sia molto importante. Assolutamente sì. Allora io colgo l'occasione per dire che tra poco avremo una donna protagonista della cultura a Siena, nostra ospite, siamo molto contenti, Maria Pia Corbelli con il suo Terra di Siena Film Festival. Ragazzi, noi a Siena siamo portati a sottovalutare. E dopo racconteremo un po' di cose insieme a Maria Pia Corbelli e capiremo che non è stato giusto sottovalutare. Io intanto, Susanna, ti ringrazio. Beh, io ti auguro delle vacanze calde. Vacanze, ma che vacanze? Calde vacanze. Sì. Calde e lunghe vacanze. Mi ha fatto piacere che tu mi abbia voluto qui insieme a te il giovedì mattina, un po' presto, però va bene. Sono disponibile quando vorrai a essere ancora qui al tuo fianco, riguardiamo. Allora, grazie Susanna, io te ne dico poi, ti ringrazio dire davvero. Soltanto una cosetta, durante quest'estate leggete i due giornali, cioè due giornali brava, nel senso Susanna, in tutta l'estate casomai, brava. Perché noi lavoriamo per darvi questo prodotto, ci lavorano tante persone, ci lavorano in maniera... sicuramente con tanto impegno, poi tutti ce l'hanno con i giornalisti, li chiamano giornalai, facciamo tutti i giornaletti, però è quello che cerchiamo di fare, è fare informazione, e l'informazione non si può fare su Facebook, cioè non sono i post che ti fanno informazione, ma sono degli articoli che sono completi, che cercano di darti dalla A alla Z quello che è l'argomento. Leggetelo qualche giornale, almeno sotto l'ombrellone. E poi c'è quella vecchia, quel vecchio spot del gelato, se non sbaglio, Agida, e con quel ragazzo che in slang romagnolo diceva due è meglio che uno, ti ricordi? Esatto, due è meglio che uno, davvero. Grazie ancora Susanna, io poi l'omaggio per lo vero lo faccio domani a tutti voi, a tutti gli opinionisti, eccetera. Comunque, grazie, pausa e poi torniamo. Eccoci qui Sandro Orlandini, un altro dei nostri opinionisti l'ultimo giorno di scuola, sì, della settimana, e poi che è l'ultimo giorno della nostra l'ultimo giorno è domani, ma è il tuo ultimo giorno. E quindi, come sempre, andiamo a ripescare uno dei tuoi post che hai scritto sul blog della Martinella. Che scegli questa settimana? Ma uno è stato un commento sulle elezioni in salsa senese, insomma, cioè guardandole in chiave cittadina. Il più recente riguardava Santa Maria della Scala e la nomina del direttore, che per il momento non arriva, pur essendo il bando scaduto il 5 aprile. Il 20 giugno dovrebbe riaprire la Pinacoteca, non c'entra niente, ma lo volevo dire perché ieri è stata data notizia del TG di Siena. E questa è una notizia positiva. Invece il direttore manca.
e il direttore che manca pone degli interrogativi, insomma, evidentemente la scelta è una scelta difficile. Allora gli interrogativi possono essere: o le candidature di alto livello sono troppe e quindi è difficile anche stabilire chi, oppure all'opposto sono poche, oppure io immagino ci siano stati dei colloqui con alcuni dei candidati, e può darsi abbiano lasciato delle perplessità, insomma, magari anche relative all'indirizzo culturale che l'attuale amministrazione vuol dare al Santa Maria della Scala. Tutte queste cose io ho messo dei punti interrogativi, dicendo però che ogni mese che passa la programmazione del 2019, forse anche oltre il 2019, sta rallentando, e quindi questo è inevitabilmente, insomma, un problema. Insomma, programmazione intendo sia per quanto riguarda le opere da realizzare ancora dentro il Santa Maria della Scala, che sono da tempo programmate, programmazione per quanto riguarda l'attività di mostre e più in generale l'attività culturale. Eh sì, questo è un tema decisamente. Poi magari domani il nome viene fuori, bene. Tanto deve venire fuori prima o poi, e meglio prima e poi, per tutte le considerazioni che facevi. Ti ha un po' incuriosito, sorpreso questo ritorno vincente di Sandro Starnini a Rapolano, sindaco negli anni, fine anni, anni 90, a Rapolano Terme. Sì. Torna e sbaraglia al campo e poi dice sulla nazione: il nuovo lo fa la passione e non l'età. Su questo ha ragione. Indubbiamente. Perché io su questo ho una solidarietà generazionale. Ma ci sono alcune persone per le quali la politica nella vita è stato tutto e continua anche, pur andando in là con gli anni, a essere tutto. Sandro Starnini appartiene a questa categoria di persone, e questo lo porta a cercare, insomma, di una collocazione, oppure, se vogliamo usare un'espressione migliore, a dare un suo contributo, insomma, alla gestione della società senese in vari ruoli. E in questo caso, se non sbaglio, era consigliere comunale a San Giovan d'Asso, e quindi a rimanere, insomma, nel mondo della politica, nel mondo anche dell'amministrazione. Indubbiamente nel suo comune ha dimostrato di avere un consenso notevole. Bene, farà bene il sindaco. Lo sai, io ho avuto un lapsus. Lui non è stato sindaco di Rapolano, era presidente della provincia, ovviamente. Ora Rapolano, no, presidente della provincia. Presidente della provincia. E quindi, fra l'altro, lui guidava una lista e non era quella del PD, insomma, no, chiaramente. Quindi, sì, è successo anche in questo caso che alcune liste non ufficiali del PD in alcuni comuni della provincia, ma di matrice, insomma, di centro-sinistra, abbiano vinto le elezioni a scapito del candidato ufficiale del PD. Senti, c'è poi quest'altra polemica, tu hai scritto anche di elezioni, quest'altra polemica, diciamo, rispetto al risultato davvero basso, insomma, della Lega a Poggi Bonsi col candidato Riccardo Galligani, uomo, come dire, della Lega, era a Firenze al consiglio dello staff del consiglio regionale, del gruppo della Lega, quindi eccetera. Non hanno seguito il modello Siena, no? Cioè lì c'è un candidato di ruolo proprio della coalizione, e oggi dice De Santi, che invece era comunque un candidato civico non dentro la coalizione di centrodestra, De Santi, che l'abbiamo visto molto vicino al sindaco De Mossi durante la campagna elettorale a Siena, Simone De Santi, e dice: il centrodestra vince solo con i civici. Bastava sommare i voti per capire, e dice: non è stato evidentemente la proposta in campo non ha funzionato, guardate l'esempio di Siena. I risultati dicono: De Santi ha ragione. Sì, sì, no? Indubbiamente ha ragione. Poi sul risultato di Siena, ovviamente, si è detto tante volte, ha pesato notevolmente l'incertezza e divisioni all'interno del campo del centro-sinistra, e anche l'incapacità, insomma, di tenerlo quel campo e di allargarlo, facendo in modo che alcuni dei gruppi e pacchetti di voti che viaggiano un po' borderline in questa città
si schierassero e stavolta andassero a schierarsi e stavolta a destra. Io non so però che quest'uso del civismo come una sorta di cavallo di Troia a me non ha mai convinto in tutto e per tutto. O il civismo è civismo, oppure insomma mi pare alla fin fine più onesto che i partiti si presentino, certo, con i loro simboli, perché insomma, il civismo ha senso, scusami Sandro, ma a me pare che da una parte sia il civismo di quelli che non stavano più in Forza Italia e hanno fatto una roba per conto loro, dall'altra i due tre gruppi che non stavano più dentro il PD hanno fatto una roba per conto loro. Cioè sostanzialmente il civismo a Siena, no? E i socialisti anche, no? Per quanto riguarda Siena, indubbiamente le cose sono queste. E insomma, non è bello, basta guardare chi sono i leader, insomma, chi erano e sono i leader dei vari raggruppamenti civici nella nostra città, e si vede hanno tutti una matrice sì, ben precisa, insomma, una storia politica ben chiara. Cacio e Pe, vai, scusa, no, finisci perché volevo passare. L'unico che dice di essere effettivamente civico nella nostra città è Pierluigi Piccini, ma anche lui, insomma, sappiamo che è una storia, anzi, una storia molto lunga, insomma, certo, e corposa, certo, e articolata ce l'ha. Senti, cacio e pere, visto che siamo in fondo al nostro ragionamento, sì, ecco, cacio e pere in tavola. Qui bisognerà pur trovare una mediazione, insomma. Sì. Bene che alla fine il caso sia in giunta e bene che alla fine si apra un dialogo e si cerchi una mediazione. Se non è musica tutti i giorni, sarà musica due giorni, un giorno e mezzo, tre giorni, quattro, ma insomma una soluzione sulla base dell'attuale regolamento, insomma, perché Cacio e Pere dice ma io ho rispettato il regolamento non mi vieta di fare musica dal vivo all'interno, il comune dice no, non è vero, comunque anche se è vero, ma voi avete presentato insomma una carta d'identità che non è ancora del tutto chiara sulle vostre attività e da qui la sospensione, il caso insomma credo di parlarsi. Sì. Ieri c'è stato un incontro, però è stato con il dottor Pinsuti, insomma, no? Segretario generale, con i tecnici, insomma, ecco, lì sono andati i gestori di Cacio e Pere con il loro avvocato e dall'altra parte, in rappresentanza del comune, c'erano i tecnici. Ecco, noi, siccome vediamo Cacio e Pere il caso in giunta, auguriamo che ci sia anche un incontro invece con esponenti della giunta, se non il sindaco, gli assessori, perché altrimenti sembra di, come dire, scrafiare, ora uso un brutto termine, questi ragazzi, ma sono poi degli imprenditori che danno lavoro o che lo possono far perdere in relazione a quello che sta accadendo, perché il lavoro si perde anche a Cacio e Pere, non solo al Mercatone, come ho detto io ieri. Quindi puoi dire, ma in sì, particolare il buon senso, si può dire anche perché poi questa città ovviamente a partire insomma dalla crisi in cui è stata coinvolta nell'ambito della crisi più generale del paese si è in qualche modo riassettata insomma dal punto di vista occupazionale proprio nei settori della ristorazione, del commercio e anche in attività come quella di Cacio e Pere, quindi questi posti di lavoro sono posti di lavoro effettivi. D'altra parte la tranquillità insomma in qualche misura anche dei residenti va salvaguardata, ma io penso appunto che una soluzione può essere trovata. Entrambe le parti a qualcosa devono rinunciare, ovviamente come accade quando ci sono mediazioni in corso, però è l'unica strada da mediazione seguire. Assolutamente, dati tecnici probanti, disponibilità da entrambe le parti. E poi anche però, l'ho detto anche e lo ridico anche oggi, a me non piace che quelli di prima, che stavano con quelli di prima, stiano tutti con Cacio e Pere, quelli di ora, che stanno con quelli di ora, stanno tutti con l'ordinanza del sindaco, con i residenti. Non mi piace, non è, questa è una vicenda che non è così, non è così, c'ha tante sfaccettature e non può essere etichettata con il solito filtro della politica che a Siena si mette anche nella pasta asciutta.
Non cioè, so se sei d'accordo. Sono d'accordo. È il modo giusto per concludere i nostri dialoghi? È il modo giusto. Grazie a Sandro Orlandini davvero di tutti questi mesi in cui abbiamo ragionato insieme della nostra città. Io adesso scendo in un'altra parte degli studi di Serena TV perché ho questo incontro con Maria Pia Corbelli. Fra poco continuiamo. Eccoci qua, allora ora respiriamo un po' perché la cronaca ovviamente parlarne anche tutte le mattine spesso si porta su strade non proprio luminose, invece con Maria Pia Corbelli, grazie di essere qui, entriamo in un mondo affascinante, intanto perché Maria Pia con la sua tenacia, la sua determinazione, la sua competenza è riuscita a mantenere in questa città un'eccellenza dal punto di vista culturale qual è il Festival Internazionale Terra di Siena International Film Festival, e questo è un tuo merito, non te lo può levare nessuno questo, medaglina per Maria Pia Corbelli. E poi perché riesce, grazie alle sue relazioni, alla sua capacità insomma di portare questa eccellenza senese o ben oltre le nostre mura, per esempio fino a Cannes. Sì, ora parliamo di Cannes, però prima parliamo di questo che ho detto, come fa il Terra di Siena International Film Festival ad andare avanti, a mantenere una qualità, a entrare in certi circuiti internazionali? È proprio questo il punto fondamentale ed è grazie alle mie relazioni internazionali, perché fin dalla prima edizione ormai, che era il 1996, che fu fatta addirittura la Bagnaia grazie a Marisa Monti-Riffeser, perché a Siena non credevano in quel periodo che un festival del cinema potesse interessare Siena. Siena allora aveva tutto, nel senso che era tutto al top, e quindi un festival di un festival del cinema viene fatto in quei luoghi, in quei comuni che hanno bisogno di turismo, economia, far conoscere. E quindi Siena non ritenevo opportuno, nonostante Siena e gli dintorni della campagna senese siano da sempre ritenuti un set naturale, tant'è che i film che sono stati girati nella campagna senese, ci sono dei libri, ci sono dei filmati, addirittura che lo porto a Cannes, un filmato di Mario Sesti, dove tantissimi film, tra cui anche Il Gladiatore, Il Paziente Inglese, ma insomma non so perché l'elenco è lunghissimo. E quindi io convinsi non facilmente la signora Marisa Monti-Riffeser a fare la prima edizione alla Bagnaia, e fu un successo inaspettato, anche perché la Riffeser come location aveva questo luogo bellissimo, ma grazie a Manuel De Sica e Alfredo Baldi, che era il critico cinematografico e il direttore del Centro Sperimentale Cinematografia, portarono attori di prima grandezza, a cominciare da Catherine Deneuve, avevamo dato il premio a Monicelli, ma insomma erano tantissimi personaggi che noi addirittura andammo recensiti nella rivista The Best a Los Angeles, come un festival in Toscana che era nato un festival che faceva invidia a Hollywood, e questo partì logicamente una prima edizione con fiocchi, fuochi d'artificio. Da lì però il sindaco Piccini allora mi richiamò e mi disse: ma non era una cattiva idea, quindi facciamola a Siena, perché io voglio, sono sindaco, e finché sono sindaco, era alla fine del suo mandato, del suo secondo mandato, facciamolo a Siena. E così, nel 97 partì da Siena, e subito facemmo un omaggio a Sergio Leone al Santa Maria della Scala, dove vennero tutti i più grossi protagonisti, attori, registi. E quindi allora direttrice era Stefania Casini, un'attrice, regista, produttrice molto brava, che è venuta ora a Cannes alla presentazione del Terra di Siena, che ormai è giunto alla 23esima edizione, e che gli dette lei era molto innovativa, è un'attrice che ha lavorato con Bertolucci, ha fatto con Andy Warhol il famoso Dario Argento Suspiria,
ma che è anche una che vede molto, va molto avanti, e questo non si scontrava molto bene, con il secondo sindaco, e non era più Piccini ma era Cenni. Allora veniamo un po' ai tempi nostri. Fra l'altro ricordo di averti incontrato nel 2007, sì, a Cannes, quando sì, io ero responsabile del multimedia della presenza del Padiglione Italia a, sì, Cannes, e tu eri lì presente, sì, anche lì attiva, anche lì con questa bella eccellenza senese che quest'anno, il 20 di maggio, è stata presentata all'Hotel Majestic, che siamo sulla Croisette, sì, siamo in, sì, pieno spoglio. C'era il direttore artistico Antonio Flamini, sì, e c'era una nuova colonna per il festival, sì, che è questa signora che abbiamo visto molto bella, la signora Mora accanto, sì, a te, no? Sì. Nella immagine che stiamo mandando, che è Valentina Castellani Quinto. Sì, ecco, che cos'è questo innesto? È stato un incontro nella vita, come sai, hanno importanza gli incontri che si fanno, come dicevo, in queste relazioni pubbliche. Valentina Castellani Quinto è una produttrice, presidente degli Studios Queen a Los Angeles, era la moglie, era perché purtroppo il Francesco, il figlio di Anthony Quinn, con il quale aveva fondato gli Studios Queen, morì improvvisamente mentre faceva jogging sulla spiaggia, giovanissimo, perché aveva poco più di 30 anni, e quindi fu una grande tragedia per Valentina. Ma Valentina aveva già un film pronto, non ci conoscevamo, però tramite un'altra produttrice cinematografica che era anche l'agente di Susan Sarandon, e Susan Sarandon era già venuta a Siena a prendere il premio Pizzanese d'oro all'Università per Stranieri, quindi tramite Leonora Jackinson, che anche lei è la presidente dell'Independent a Los Angeles, mi disse: guarda, ho un'amica, una produttrice che è lo studio Squin, che ha un film bellissimo, la farfalla, e dice te lo mando a Siena. E questo film di una bellezza straordinaria, commovente, che era in anteprima assoluta, non era la presenza di Valentina perché era un po' successa la disgrazia, quindi lei non se la sentiva, però vennero gli attori del film e il film vinse il primo premio, vinse il premio Sanese d'oro. E di lì lei mi chiamò contenta, mi disse: voglio conoscerti, voglio conoscere Siena, perché lei naturalmente è italiana, nel senso ormai vive, aveva 17 anni, si trasferì a Los Angeles, dove voleva fare la stilista, tra l'altro, poi ha cambiato dopo la conoscenza con Quinn, e volle venire a conoscermi a Siena. Di lì è nato un incontro, è nata un'amicizia. Lei successivamente, io sono andata a Los Angeles da lei agli Oscar, e lei ha una villa bellissima a Malibu, mi ha fatto conoscere celebrity mondiali, con lo studio Queen considerato uno dei più grossi. Anthony Quinn, si sa tutti, era un famosissimo attore, conosciuto molto perché ha lavorato molto in Italia con Fellini, ha fatto La strada, e da lì, insomma, lei mi ha presentato talmente tanti di questi personaggi, e sono già la mia rete incredibile di relazioni pubbliche si è ulteriormente arricchita. Insomma, si starebbe ore a parlare con Maria Pia, perché veramente ci portano un mondo bello in cui però appunto la sua tenacia conta molto. Ora fra poco parliamo della 23ª edizione del festival, che si terrà a settembre, dal 24 al 29 settembre, con anche però delle novità importanti in estate. Ora ne parliamo. Maria Pia ci porta oltre le nostre mura, in mondi bellissimi, distanti ma legati, sempre più connessi con noi, per fortuna. Noi andiamo semplicemente oltre le mura a dare uno sguardo, come facciamo ogni mattina in Toscana, grazie al collegamento con Giovanni Ciappelli di Radio Toscana, le notizie del giorno. Grazie Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Cominciamo con un'operazione della Guardia di Finanza di Firenze che ha riguardato uno youtuber fiorentino, Stefano Lepri, il nickname con cui è molto noto soprattutto tra i giovani su YouTube è Stepney. La Guardia di Finanza gli contesta una serie di redditi non dichiarati con evidente evasione di imposte nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018. Si tratta di personaggi molto famosi, come dicevamo, soprattutto tra i giovani, che condividono quasi quotidianamente in modo seriale dei video, ma dei vari contenuti anche su altri social network, che hanno molto seguito. Nel caso di Stepney si parla addirittura di 3 milioni e mezzo di follower, quindi un seguito molto ampio. Tramite YouTube, tramite questi video che sono molto visualizzati, ottengono anche dei guadagni tramite sul web, proprio perché sono video che fanno molti click e consentono di vendere la pubblicità, e quindi chi carica questi video può ricevere dei soldi. Gli sarebbero stati contestati appunto questi introiti non dichiarati. Lo youtuber però nel pomeriggio di ieri si è difeso dicendo: io ho soltanto avuto un colloquio con la Guardia di Finanza dove loro mi spiegavano che la mia posizione non sarebbe inquadrata, ci sarebbe quindi un bug normativo per definire queste che sono queste entrate. Io ricevo soldi dal web, dice ancora Lepri, sarebbe stupido dire che evado, che non sono tracciati, anche perché evidentemente tutte le operazioni sono tracciate. È una notizia che però ha fatto molto scalpore, ha avuto anche una eco nazionale su diversi media. Cambiamo argomento, parliamo di viabilità. Da alcuni giorni sul tratto fiorentino della Fipili tra Ginestra e Montelupo è attivo un maxi cantiere che durerà probabilmente 8 mesi per il rifacimento in maniera importante di quel tratto della superstrada toscana, fatto questo che evidentemente sta causando code e disagi. Ieri la regione ha annunciato un pacchetto di misure alternative per ridurre questi disagi, tra cui per esempio sconti alle tariffe, per esempio sulla A11, che può essere considerata in un certo senso un percorso alternativo, ma anche un'implementazione dei treni sulla linea ferroviaria tra Firenze e Pisa, con il passaggio appunto nella zona di Empoli. Cantieri che evidentemente si sono resi necessari, è sempre più o meno il solito discorso per cui se una superstrada è brutta, alle buche, fa schifo, ci si lamenta; quando si vanno a fare i cantieri, che naturalmente hanno un impatto, ci si lamenta del fatto che poi si sta in coda. Queste sono naturalmente considerazioni su quelle che possono essere appunto le reazioni a questo cantiere. E come detto, queste sono le misure della regione che sono state annunciate ieri. Chiudiamo con il calcio. Ieri sera la finale di Europa League vinta dal Chelsea, c'è anche un piccolo ma significativo pezzo di Toscana nella vittoria dei Blues. Maurizio Sarri appunto ha conquistato il trofeo, è il primo nella sua carriera, come tutti i commentatori ricordano, partita dalla seconda categoria toscana allenando l'Ostia e l'Antella e nel frattempo lavorando in Banca Toscana. Maurizio Sarri che appunto ha conquistato questo trofeo e chissà, forse potrebbe aspirare ad altri lidi, probabilmente ritornando ad allenare in Italia in una squadra che ha avuto un certo successo in questi ultimi anni. Queste le voci di calciomercato. Con questo è tutto, buona giornata. Allora, era l'ultimo collegamento per quest'anno, insomma, con Giovanni Ciappelli, perché si chiude Buongiorno Siena domani, quindi lo voglio ringraziare ovviamente, come farò personalmente, ma anche come dire, dentro la nostra trasmissione, perché davvero con abnegazione, con simpatia, con professionalità ha accettato, lui come Simone Bachini, che saluterò domani, di darci questa finestra toscana che a mio parere è interessante, perché insomma la nostra città, come dico sempre, deve respirare anche oltre le mura. Grazie a Giovanni in modo assolutamente disinteressato, come dire, in queste mattinate, svegliandosi un po' prima, ha voluto tenere aperto questo collegamento con Buongiorno Siena. Grazie ancora e torniamo a Maria Pia Corbelli. Allora, dal 24 al 29 settembre ci sarà al Santa Maria della Scala il Terre di Siena nei nuovi spazi, e vedo nella cartellina, che poi è il comunicato di presentazione che avevano anche i colleghi a Cannes,
che ci saranno tante cose. Intanto quattro nazioni coinvolte, che significa? Significa che Valentina, entrando come responsabile direttrice delle relazioni esterne, ufficiale, lei è andata in Russia, in Georgia, oltre che Hollywood, già lei è Hollywood, e quindi ha fatto una partnership con la Russia, con la Georgia e con l'Armenia, dove con gli ambasciatori, con le ambasciate, ha fatto questa partnership in modo che loro vogliano arrivare nel territorio, sono molto interessati al territorio senese, per investire dei loro film, per produrre, perché poi c'è la tax credit eccetera, e questa partnership, questo contratto prevede che a Terra di Siena noi daremo dei film russi, armeni e Georgia, vedremo se in concorso o fuori concorso, perché abbiamo anche il fuori concorso e i documentari e corti, e loro si impegnano a girare dei film nel territorio senese, zone limitrofe, quello che troveranno, e quindi portando dei soldi per il nostro turismo, economia, perché poi sono dei grossi investitori, perché appunto io poi a Cannes lei mi ha presentato ulteriormente due grossi produttori russi, che è una cosa, basta dire che uno di questi produttori russi ha comprato la casa di Fitzgerald, dove a Mogen, dove è stato scritto Grande Gatsby, e che ha fatto una festa, doveva essere una cena semplice, e c'erano a suonare i Kings, te si può rendere conto. Che mondo, bel mondo. Fra l'altro questa si chiama azione di film commission, quando appunto attraverso la filmografia, il mondo del cinema, si riescono a portare risorse nei territori, perché produrre un film e realizzare le scene di un film ambientando in un luogo o in un altro è importante, no? E porta a quel territorio risorse, perché il cinema è indubbiamente è la vetrina più importante del mondo per quanto riguarda il turismo e l'economia, perché gira, c'è un giro d'affari incredibile, perché vabbè che Cannes è il più grande del mondo, però anche Berlino o anche Venezia sono festival, e anche il Festival di Roma, che fu inventato da Veltroni, ma come sai dopo Veltroni, anche se gli altri non erano d'accordo, all'opposizione hanno continuato, perché hanno visto che è un grande business. Tra l'altro mi fa piacere, e l'avete detto a Cannes, che questa azione di valorizzazione del territorio, di offerta del territorio per queste produzioni, abbia trovato nelle istituzioni una sponda, cioè la Regione Toscana e l'amministrazione comunale di Siena, come dire, ridurranno le tasse per le produzioni cinematografiche in loco, che non è roba da poco. È vero, molto importante. Premio alla carriera a Maria Grazia Cucinotta. Sì, perché c'è stato un film, l'ultimo film di Maria Grazia Cucinotta è stato presentato a Cannes in anteprima, ed è un film delizioso, una commedia delicata, una commedia veramente intimista, ma molto carina, ed è interpretata, devo dire, benissimo, e poi è un'opera prima, perché è di un pratese, e questa opera prima noi nella sezione nostra abbiamo il focus su opere prime e opere seconde, per andare a scoprire dei cineasti nuovi e dargli la possibilità, quelli che hanno talento, di emergere e poi diventare, tramite la vetrina del Terra di Siena, che tutti ormai dicono porta fortuna, e te non hai idea di quanti personaggi ho incontrato che mi hanno detto grazie al Terra di Siena, perché dopo di lì siamo stati chiamati, tipo Mare di Grano, che è stato quello che era Ornella Muti, che non lavorava quasi più, me l'ha detto anche la sua gente, dice guarda, da lì è partita e ora viene chiamata, viene di lì William Dafoe, Giada Colagrande, che Giada presentò negli anni 2000 la sua opera prima Apri il cuore, e conobbe al Pendola William Dafoe, che poi dopo questo incontro si sono sposati, e oggi William Dafoe è un attore che tutti sappiamo. Tante cose potrebbe raccontare Maria Pia Corbelli. E come dire, c'è un'altra grande novità, che è questa
grande serata del 12 luglio al Teatro dei Rinnovati. Questo è un evento mondiale, e, però prima di questo evento mondiale voglio anche ricordare la quinta edizione di Parole e Musica in omaggio a Manuel De Sica, che è stato il direttore del festival per 5 anni fino alla sua prematura scomparsa, e insieme alla moglie, a Lucia De Sica, abbiamo deciso di fare un omaggio a Parole e Musica nel luogo che lui amava molto, cioè l'Accademia Musicale Chigiana. Questo si chiama Parole e Musica perché c'è la musica con delle letture degli scrittori. Lui era un grande scrittore, oltre ad essere un grande musicista e autore di colonne sonore come Il Giardino dei Finzi Contini, ebbe una nomination all'Oscar. E proprio la sera del 14 giugno, questa è la data di Parole e Musica, faremo il film restaurato Il Giardino dei Finzi Contini, alla presenza di Lino Capolicchio e Fabio Testi, che sono due degli interpreti. Poi, 14 giugno e poi il 12 e poi giugno. Il grande evento mondiale. Questo è un evento mondiale a cui io tengo molto, perché grazie a questo investitore, questo produttore canadese, si è accollato la bellezza di ben $75,000 per pagare i biglietti aerei a tutti i musicisti del Sacha Block, che è un'orchestra jazz degli anni 30, il cui presidente è Evan McGregor, che sarà Siena il 12 luglio, e sarà un concerto che è la prima volta, una prima mondiale, perché loro non sono mai venuti, non si sono mai esibiti, no, mai esibiti in Europa, e lo volevano in tantissimi festival, e loro, sì, anche per i costi molto alti che hanno, pagare l'aereo a 70 musicisti neri, perché non neri o bianchi, ma il fatto è che sono dei musicisti e vengono tutti dall'America, quindi non è che abitano, quindi pagare l'aereo a 70 musicisti è un impegno molto grosso. Concerto al Teatro dei Rinnovati. Al Teatro dei Rinnovati, 12 luglio. Una serata che prevede un aperitivo nel cortile del Podestà, e poi il concerto e una scena di gala che il sindaco penso voglia fare, così almeno dalle ultime notizie mi aveva dato, la vuole fare nella loggia dei Nove. Certo. Beh, insomma, abbiamo fatto una carrellata ricordando la presentazione a Cannes, ma anche proiettandoci verso questi tre grandi appuntamenti: il 12 giugno Parole e Musica, il 12 luglio Sacha Block, grande concerto ai Rinnovati, una serata importante, bella, che riporta Siena dentro un circuito internazionale, e poi l'evento del festival dal 24 al 29 settembre. Quindi grazie davvero a Maria Pia Corbelli di avermi consentito di aprire questa finestra e di respirare a pieni polmoni, insomma, grazie al tuo impegno e alla tua determinazione. È il momento di concludere, e come sempre il giovedì Raffaella Ruscitto con la sua cartolina di chiusura, anche a lei ultima uscita per Buongiorno Siena di Raffaella, anche a lei tante grazie per il suo contributo. Raffaella Ruscitto, buona giornata a tutti. L'ha fatta la revisione, commuovi. Pure tanto lievi cambiamenti. Ai commenti politici però ci hanno pensato abbondantemente i soliti frequentatori dei social, simpaticamente divisi tra quelli che cantano vittoria e quelli che paventano una società sempre più fascista e intollerante. Tra quelli, per dircela più semplicemente, che difendono le libere scelte degli elettori, e i più sono quelli che cantano vittoria, e quelli che invece, da perdenti, vorrebbero togliere il diritto di voto a coloro che non hanno, a loro dire, sufficiente sensibilità, cultura o capacità di discernimento. Bellissimo assistere ogni volta a questo gioco delle parti, a questa pochezza di spirito che ci fa reiterare i commenti e che non ce leva mai a riflessioni più originali. E mentre ci si ingiuria per un credo politico che diventa più opprimente di una fede monoteista, la nostra società continua ad avanzare verso un baratro senza fondo.
alla guerra dei poveri contro i poveri, paventata da articolo 1 proprio nel commento all'esito della tornata elettorale, si passa all'enfasi dell'ex sindaco Valentini, che spiega la vittoria di diversi sindaci piddini in provincia di Siena come l'esito della buona amministrazione degli ultimi 70 anni. E non è proprio come dice lui, sappiamo bene cos'altro pesa su queste vittorie, sebbene molto meno bulgare rispetto al passato. E che dire delle parole sempre a commento dell'elezione del pentastellato migliorino? Mentre il movimento crolla nei consensi a livello nazionale e anche a livello locale, il suo commento sa di cantilena imparata tra coloro che devono esporsi e parlare di come è andata nelle urne. A Siena i grillini hanno fatto pena, la verità è mestamente questa. Altro che ascolto del territorio, altro che strategia politica, quello che ha pesato è stato l'accordo sottobanco, le scelte a livello tutt'altro che territoriale. E anche, possiamo dirlo, per quello che riguarda Siena soprattutto, il silenzio sulla banca Monte dei Paschi dopo il baccano montato fino a che non si è arrivati al governo. Fatto diverso per la Lega, che ha raggiunto una percentuale a doppia cifra, forte di un senso di intolleranza e di giustizialismo che si respira a livello nazionale e che ha travolto anche Siena. La stessa intolleranza e arroganza che si respira ogni volta che ci si trova davanti un rappresentante degli enti pubblici o del governo, comunque uomini impegnati in attività pubbliche. Un esempio, il presidente del Consiglio regionale Giani, che ha scacciato in malo modo le donne fiorentine di non una di meno che protestavano durante il Consiglio regionale contro la convenzione firmata tra aziende sanitarie e il Forum Toscano delle Famiglie per la presenza di associazioni pro-life nei consultori. Giani ha minacciato denunce, ha chiesto l'identificazione di tutte le manifestanti perché per interruzione di pubblico servizio, proprio come ci è venuto incredibilmente in mente il giudice d'appello che leggeva la sentenza vergognosa nel caso Vannini, interruzione di servizio, di pubblico servizio anche in quel caso contro la madre di Marco. La libertà che sottende la democrazia muore ogni volta che qualcuno si sente più in alto degli altri, più nel giusto degli altri o magari anche meglio degli altri. Questo vale sempre, senza nessun tipo di eccezione.